Buongiorno o buonasera, non so in quale momento della giornata vedrete questo mio breve e piccolo contributo. Mi spiace naturalmente di non poter essere personalmente con voi a trattare un tema come quello che affrontate, che è un tema fondamentale, direi il grande tema, la grande questione, cioè quella dei diritti globali. Beh, intanto qual è lo stato dei diritti globali? Intanto prima di parlare dello stato dei diritti globali dobbiamo, io credo, oggi affrontando il nuovo millennio, il tempo a venire, il nostro tempo, capire che la questione dei diritti non può che essere globale. Anche nel breve termine, soprattutto nel medio termine, non si può porre la questione dei diritti locali senza porre la questione dei diritti globali. Ha ragione il grande filosofo, sociologo Zygmunt Bauman quando dice che è arrivato il tempo di combattere la battaglia per il pianeta sociale e non più per lo Stato sociale, perché non se ne esce proprio a causa dei processi di globalizzazione, della trasformazione, delle relazioni economiche che si muovono nella loro vera realtà a livello planetario, a livello globale, manovrando delle economie locali un po' come vogliono i grandi potentati. Ora, quando parliamo di diritti globali, intanto dobbiamo capire che questa è la questione del futuro perché è anche la questione della sopravvivenza del pianeta. Le capacità di operare dell'uomo di incidere sulla vita stessa, sulla qualità della vita, sulla natura sono talmente smisurate che possono mettere in predicato il futuro del pianeta o condizionare il futuro in un senso o nell'altro, in due sensi completamente opposti. Quindi il problema dei diritti globali è la grande questione, perché noi vivremo in un pianeta fondato sui diritti o vivremo in un pianeta fondato sulla tirannia. Qual è la tirannia? Beh, la tirannia è quella economica, o meglio dire economicista. Ancora qualche buon tempone fra i saloni dell'economia parla di liberismo. Beh, è tutto da scompisciarsi dalle risate, il liberismo è morto molto prima del comunismo. Io direi che se parliamo ancora di un capitalismo, se ha ancora senso parlare di questo nei termini in cui se ne parlava nel Novecento o nell'Ottocento, possiamo dire che il capitalismo ha visto una sua sovietizzazione, nel senso che non c'è più il capitalista con la propria azienda. Certo, esiste ancora, ma non è quello che determina. Ci sono dei grandi mandarinati di management potentissimi e autoreferenziali che fanno il bello e il cattivo tempo, altro che la libera concorrenza, che manovrano i governi, che manovrano la politica disponendo di mezzi smisurati, per poi non parlare della grande azienda rappresentata dalla malavita organizzata. Ma io direi che il gangsterismo funziona anche fuori dalla malavita organizzata come la intendiamo noi, c'è un gangsterismo dei grandi potentati finanziari. L'ultima crisi ha dimostrato che cosa possono fare un pugno di speculatori, veramente un numero limitatissimo di potenti della finanza e delle corporation possono affamare migliaia, milioni di individui, di famiglie, condizionarne la vita, impedire loro di avere un futuro deciso autonomamente. Ora, la grande questione del diritto globale, a mio parere, naturalmente è solo l'opinione di un amatore, io non sono un economista, tantomeno un futurologo, ma la grande questione strategica, visto che l'economia oramai domina ogni settore dell'esistenza, piega tutto alle proprie ragioni, in realtà non tanto alle ragioni dell'economia quanto alle ragioni dei privilegi e dei profitti legati ai privilegi, per quello parlavo di sovietizzazione del capitalismo, perché ci sono dei pugni di privilegiati il cui privilegio va al di là della loro capacità di produrre ricchezza. Che producano o distruggano ricchezza, i loro privilegi rimangono inalterati. In questo senso sono diversi dal capitalismo classico, perché questi grandi manager cadono sempre in piedi. Per
diceva Stiglitz addirittura che si decidono gli stipendi da soli, gli stipendi non sono decisi di concerto con coloro che sono i loro datori di lavoro, cioè gli stakeholders, insomma gli azionisti, ma addirittura pretendono di decidere loro tutto autoreferenzialmente, autonomamente, con dei veri e propri privilegi di casta. Quindi parlare di liberismo è un'idiozia, secondo me, di questi tempi, proprio una vera e propria idiozia di libero mercato. Il mercato è tutt'altro che libero. Ma ora, tornando al grande merito della questione, visto che l'economia che determina tutto, c'è una questione veramente, a mio parere, fondamentale. Qual è il vero discrimine da porre? Cioè, un'economia sana è un'economia che pone al centro la vita del pianeta e l'essere umano. E un'economia malata, evidentemente, è quella che pone al centro il profitto dei pochi e la difesa del privilegio. L'abbiamo visto proprio come la difesa del privilegio sia oramai spudorata e accanita, senza limiti alla vergogna, alla protervia, al gangsterismo vero e proprio, quando il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha voluto fare una riforma sanitaria che era ragionevolissima, che era sul piano proprio del più elementare buonsenso, condivisibile da qualsiasi persona decente. Ebbene, coloro che avevano da perdere parte anche minuscola dei propri privilegi, gli hanno fatto una lotta senza quartiere, i potentati delle farmaceutiche, i potentati delle assicurazioni, dell'industria del dolore e via dicendo. Ora, privilegio e diritto sono antagonisti, tertium non datur, o l'uno o l'altro. Non è possibile armonizzare privilegi e diritti, è una pia illusione, e qualche talentone dell'economia ci prova, no? Con teorie che oggi suonano in tutta la loro evidenza grottesca, ma che ai tempi di Milton Friedman dei Chicago Boys venivano anche credute, addirittura avevano formule matematiche. Noi abbiamo visto come per fare il bene della maggioranza bisogna fare il bene della maggioranza, non è facendo il bene della minoranza che si fa il bene della maggioranza. Ecco. E come privilegio e diritto siano evidentemente antagonisti. La battaglia è veramente dura e decide della qualità e anche dell'orientamento dell'economia. Cioè l'ipertrofia dello sviluppo ha fatto bancarotta fraudolenta. Noi